Per il suo ultimo appuntamento, Musiche Possibili ha stupito tutti con uno sleeping concert, un concerto che dura un'intera notte ed è concepito per modulare i sogni del pubblico. Un esperimento psicoacustico dilatato in cui l'ascoltatore viene immerso durante lo stato di dormiveglia con lunghi flussi di suono, composizioni liquide, amorfe, con una forte componente statica priva di accenni mistici. Realizzato per la prima volta all'inizio degli anni 80 negli Stati Uniti dal musicista Robert Rich, lo Sleep Concert consisteva in un concerto di circa 7 ore durante il quale il pubblico, adagiato comodamente su lettini o materassini, poteva dormire e permettere alla musica di influenzare il dormiveglia ed i sogni. Nella notte tra sabato e domenica, Musiche Possibili ha offerto al pubblico la rara possibilità di sperimentare questo modo speciale di ascoltare la musica all'interno della serra, a partire da 00:30 e fino alle 7 del mattino, con il live di Brindisi Paradiso e i Visual 2.0. Per questa occasione la serra è stata anche dotata di comode poltrone e alle 7 è stata servita per tutti la colazione.